La strada mi ha insegnato tante cose, a capire le persone e anche a non desiderare, a distinguere le facce del bene e del male, il lato scuro della luna, il lato freddo del calore. È come se io fossi un centenario in un presepe metropolitano, avendo come amici cartomanti, madonnari, trasformisti e musicisti improvvisati. La mia esistenza è la mia unica ricchezza e non prevede concorrenza perché si nutre di bellezza. E il desiderio si è trasformato in un bisogno di dormire, di mangiare e di stare solo bene. È come se io fossi un centenario in un presepe metropolitano, avendo come amici cartomanti, madonnari, trasformisti e musicisti improvvisati. È come se avvertissi in una volta un sano sentimento popolare, ambasciatore di un pensiero povero che ha messo le radici nel cemento del potere. Come se io fossi un centenario in un presepe metropolitano, ambasciatore di un pensiero povero che ha messo le radici nel cemento del potere.